Le risorse destinate ai servizi diretti alla prima infanzia, tra i quali gli asili nido, sono largamente insufficienti e questo comporta una diminuzione della capacità di sostegno pubblico ai nuclei familiari più in difficoltà. E questo è veramente qualcosa che lascia riflettere. Proprio quelli più in difficoltà hanno meno sostegno. Purtroppo negli ultimi anni si sono ridotte anche le fonti di finanziamento al mondo dell'associazionismo e del volontariato che svolge nel nostro Paese un'opera insostituibile nel sostegno ai minori svantaggiati. Basta pensare ai tanti volontari che prestano il loro lavoro, la loro opera nelle case famiglia, persino un settore che in Italia era tra i primi, portava l'Italia ai primi posti del mondo come paese di accoglienza, persino nelle adozioni internazionali oggi ci sono dei segni di regresso. Quindi questa tendenza non può essere accettata, cioè questa tendenza va invertita. Dobbiamo assolutamente fare di più per assicurare a tutti i bambini e alle bambine che vivono in Italia una tutela effettiva dei loro diritti fondamentali, una vera eguaglianza nelle opportunità, perché oggi dal rapporto si evince che chi nasce in famiglie svantaggiate ha meno opportunità, quindi non vale più il principio di eguaglianza e l'ascensore sociale si è fermato. Allora bisogna investire sui nostri giovani per spezzare quel ciclo dello svantaggio sociale che rischia di penalizzare proprio le energie che sono indispensabili per il futuro del nostro Paese. E si tratta di un investimento indubbiamente vantaggioso, perché ha l'obiettivo di prevenire fenomeni di devianza giovanile, ma anche l'abbandono scolastico, che comunque richiederebbero l'intervento pubblico. Un intervento che però arriva spesso quando il danno è già fatto. Ma oltre all'esclusione, l'altra grande questione da affrontare è il rapporto fra infanzia, adolescenza e le altre età della vita. E mi spiego. Un rapporto sempre più sbilanciato questo. Perché è sbilanciato questo rapporto tra fasi della vita? Perché da un lato assistiamo ad una compressione della durata dell'infanzia, no? I nostri bambini sono sollecitati a diventare sempre più in fretta degli adolescenti, come se quella tappa, quella fase della vita, no? Dovesse essere bruciata. Ed è una tappa della vita legata al gioco, al fantastico, che ha un valore essenziale per la crescita dell'individuo. Dall'altro, l'adolescenza rischia di prolungarsi all'infinito, dando vita a generazioni di giovani che pur proiettati verso i bisogni e i desideri degli adulti non riescono ad assumere le relative responsabilità. Mi riferisco anche a quei 2 milioni di figli, sapete, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non stanno lavorando, non stanno facendo formazione e non stanno studiando. Ecco, e dunque un'intera generazione che rischia di perdersi. Questo rischio è peraltro drammaticamente evidente quando si osservano quei tristi e odiosi episodi di cronaca legati allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pedopornografia, al cyberbullismo. Ecco, sono esempi agghiaccianti di una realtà purtroppo molto diffusa nel nostro Paese come in altri. Ecco perché occorre garantire la compiutezza, la pienezza di ogni fase della vita. Per raggiungere questi obiettivi, in particolare questo obiettivo della compiutezza delle fasi della vita, gli interventi da attuare riguardano una pluralità di azioni in campo educativo, ma anche in campo sociale, giuridico, e questo viene ben evidenziato nella relazione del Garante. Credo tuttavia che la prima esigenza sia quella dell'ascolto, cioè dobbiamo ascoltare di più i nostri figli, dobbiamo parlarci di più, dobbiamo dedicare più tempo a loro. Giustamente la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata citata da Franco Di Mare, prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati
in tutti i processi decisionali che riguardano, e il corrispondente dovere per gli adulti di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Quindi, capito, ragazzi, bambini, avete questo diritto di farvi ascoltare. Invece, secondo un antico pregiudizio, non serve ascoltare i bambini, perché gli adulti sanno certamente quello che è bene per loro. La stessa parola infanzia, che rimanda al latino infans, colui che non ha la parola, colui che non ha diritto di parola, che non può parlare, dunque non ha diritto a essere ascoltato. Ecco, credo che dobbiamo invece ridare la parola ai nostri giovani, ascoltare quello che hanno da dirci e costruire una società che tenga più in conto le loro aspettative, ma anche le loro opinioni. Significa veramente lavorare per un paese che sia più aperto al futuro.